La scienza è la religione dell'uomo. La scienza è la pratica delle parole del Cristo di amare i propri simili. Lo scopo del mio impegno era percorrere tutta la regione incassata tra il continente messicano di Sinaloa all'est e la Bassa California ad ovest. Dovevo perlustrare scrupolosamente tutto quello spazio, fissare particolarmente la mia attenzione sulle moltissime isole inabitate e riconoscere i depositi di guano che vagamente supponevasi esistere in quei paraggi. Montato su una piccola nave con 6 uomini di equipaggio, fui nominato il capo della spedizione. Dovevo cominciare dall'esplorazione del Mar di Cortés, fino allora quasi sconosciuto, nella metà della sua lunghezza verso il nord-ovest, sino all'imbuto del Rio Colorado. La mia missione era governativa. Il Ministero della Repubblica del Messico mi investì del potere di prendere legale possesso di quelle isole con guano non ancora cognite che avrei potuto incontrare nella mia perlustrazione. Molti uccelli terrestri svolazzavano intorno alla nave, poi le farfalle, poi qualche colibrì. Nell'aria impregnata d'odori sconosciuti e di aromi di piante. Il piacere è così vivo, così profondo, che si guarda tutto con raccoglimento estatico. Una sola di quelle impressioni avrebbe bastato in Europa per accattivare tutta la mia attenzione. Questi momenti pericolosi mi piacciono. La lotta dell'uomo contro la natura ha un fascino suo particolare e ci attira nostro malgrado. Avanti, dunque. Ci riunimmo più di 20 persone sull'isola. Si piantò un palo con la bandiera messicana che fu salutata con tiri di fucili. Allora io mi scoprii il capo. Tutti gli assistenti mi imitarono. Allora pronunziai le sacramentali parole che scrissi negli atti. Quel momento fu per me d'emozione, perché pronunziavo il nome d'Elide col capo scoperto davanti a un pubblico in un sito selvaggio a miglia di miglia distante da quella che porta quel nome per me sì caro. Spero che quel nome rimarrà ad un atomo di terra sul globo anche nei secoli venturi, perché farò ogni sforzo per renderlo popolare. Quante cose nuove feci e vidi. Quante nozioni acquistai. Da quanti pericoli salvai la pelle. Ecco la vita come io la intendo, finché la salute e le forze fisiche lo permettano. Le mie collezioni mi forniranno un'occupazione e un piacere intimo, frutto del mio studio e della mia pazienza. I risultati che otterrò saranno grandi. Questa idea sostiene la mia vita. Sappiate che i Craveri fecero molti sacrifici per questa collezione. Si privarono di molte cose per impegnare i denari ad hoc, per insegnare ai loro concittadini e sperano che i futuri eredi continuino nella stessa via, sempre studiando e mettendo sotto gli occhi del volgo i misteri della natura.